Saluto con molto affetto la città di Benevento che ci ospita ancora una volta qui, in questo bellissimo corso Giuseppe Garibaldi. Devo ringraziare innanzitutto il sindaco, l'amministrazione comunale, l'assessore alle attività produttive Ambrosoni, che ci ha dato la possibilità di organizzare qui, insieme alla Proloco di Sannium di Benevento con l'amico Pino Petitto, di organizzare qui questa quarta tappa di Cioco Italia, Festival del Cioccolato Artigianale. Abbiamo fatto già altre tappe, diciamo, nelle altre città della Basilicata e della Campania. Siamo stati a Potenza, siamo stati a Matera, siamo stati a Pompei, adesso siamo qui, la prossima settimana saremo a Caserta. Che dire, noi qui abbiamo portato dei cioccolatieri che vengono da tutta Italia, ma non solo cioccolato, perché ci sono anche altre attività, insomma, collaterali, ci sono la liquirizia calabra, ci sono le nocciole di Gifone, ci sono il miele dell'Agro, insomma, i cannoli siciliani, la sfogliatella e i babà della Campania, il cioccolato di Modica, il primo cioccolato al mondo IGP, abbiamo il croccante siciliano, insomma, quindi vedi, ci sono una serie di le caramelle, i momenti commosi da Napoli, quindi ci sono una serie di, diciamo, di attività di aziende, sono aziende anche del territorio qui vicino al Beneventano, insomma, quindi parliamo di Avellino, qui Mirabelle Grano, insomma, quindi sono delle attività che hanno portato dell'ottimo cioccolato. Che dire, noi aspettiamo che in questi quattro giorni che staremo qui a Benevento, perché la manifestazione è iniziata ieri e quindi proseguirà fino a domenica sera, ci aspettiamo come sempre, perché abbiamo fatto già altri eventi qua a Benevento, come sempre un buon afflusso e una buona presenza di beneventani che vengono qui a degustare, ad assaggiare ed acquistare anche queste che sono le eccellenze che abbiamo portato qui.